Buonasera e benvenuti al quinto appuntamento con i raccontatori di storie, un ciclo di incontri con alcuni dei maggiori esponenti del teatro di narrazione italiano. Oggi siamo a confronto con colui che probabilmente potrebbe essere definito il narratore per eccellenza, cioè Marco Bagliani. Nella sua lunga carriera il teatro di narrazione non esaurisce eh, certo il suo percorso artistico, ma ha assunto nel tempo un ruolo rilevante, forse alla fine quasi prevalente, e questo poi ce lo dirà anche lui stesso nel corso di questa conversazione. Senz'altro si può dire che Marco, partendo dal Teatro per Ragazzi, con cui ha cominciato, ha costruito non solo una serie di spettacoli memorabili, ma anche una teoria della narrazione, perché ha spesso riflettuto e scritto testi importanti. Proposito, ad esempio, il volume Ogni volta che si racconta una storia a cui ci siamo ispirati per questo ciclo di appuntamenti. È per questo che ci è sembrato indispensabile averlo con noi. Marco Bagliani sarà possibile incontrarlo, ve lo ricordo dal vivo al cinema Teatro Boiardo di Scandiano il 29 marzo alle 21 Sbagliato con lo spettacolo già, Una notte sbagliata. Una notte sbagliata. Come sempre a intervistarlo è Nella Califano che conduce tutti gli incontri di questo ciclo. Vi ricordo che gli appuntamenti sono trasmessi sul canale YouTube, su Facebook eh, e sono a disposizione sulla piattaforma Teatri nella rete raggiungibile dal sito di ATER, www.ater.emr.it. Grazie per l'attenzione, lascio la parola a Nella Califano e Marco Bagliani. Buona serata. Grazie Roberto, grazie Roberto e buonasera Marco e grazie per essere qui con noi stasera. Allora. Io farò come sempre una breve introduzione, anche se ecco, Marco non ha davvero bisogno di presentazioni, come diceva Roberto, appunto, in tutti i nostri incontri è stato immancabilmente citato e riconosciuto come il padre del teatro di narrazione. Grazie allo spettacolo Colas in particolare. Che ha realizzato alla fine degli anni Ottanta, anche in collaborazione con Remo Rostagno, che è uno dei padri fondatori con Passatore Scabia dell'animazione teatrale negli anni Sessanta. Animazione che lo stesso Marco Baliani ha attraversato, ha praticato, facendo esperienza in particolare con giovani in condizioni di disagio. Infatti, i primi progetti di formazione eh, di Marco Baliani avvengono prima di tutto in ambito scolastico ed educativo. e tra tutti vorrei ricordare eh, il progetto l'animale parlante che è stato condotto a Genova tra l'86 e l'89 rivolto sia ai bambini da 3 ai 6 anni ai quali Marco raccontava delle storie, quindi facendo un esperimento di narrazione pura eh, e rivolto anche poi alle operatrici di nido e, e delle scuole dell'infanzia che vennero coinvolte in quell'occasione in seminari sul racconto. E il percorso poi si concludeva con uno spettacolo, Storie, nato proprio dai racconti creati per i bambini. E nel 1991, a chiusura di questo progetto, viene pubblicato Pensieri di un raccontatore di storie. Che è una delle diverse pubblicazioni nelle quali Marco Baliani racconterà la propria esperienza di attore-narratore, un'altra era stata citata proprio da, da Roberto. Quindi con Colassi invece Marco inizia a rivolgersi ad un pubblico adulto, servendosi di tutte le esperienze e le sperimentazioni fatte con i bambini e i ragazzi a partire dagli anni 70. E non a caso Marco Baliani afferma, e qui. Cito Marco: ogni raccontatore di storie è un protrattore di infanzia con occhi bambini dentro un corpo adulto. E tutto questo ci porta a due concetti che approfondiremo poi dopo, cioè quello di stupore e di incantamento. Però Marco Baliani non metterà mai più in scena uno spettacolo come Colas perché da attore eclettico e aperto alle scoperte ha considerato Colas come uno dei tanti esperimenti, cioè ha, utili ha utilizzato la struttura della narrazione per capire che tipo di risultati si potessero ottenere. E anche se considera il teatro di narrazione una poetica piuttosto che un genere, cioè un modo di guardare il mondo, dice voglio vedere il mondo attraverso l'atto narrativo. Tant'è vero che parte sempre dalla narrazione, sia che si tratti di stare da solo in scena o di spettacoli corali o di, di dirigere invece altri attori. Però nonostante questo è indubbio che dopo Colas si sia sviluppato questo quasi genere della narrazione, le cui caratteristiche erano contenute proprio in, in questo Colas, a partire dall'utilizzo della famosa sedia che io adesso chiamo sedia a cavallo, poi Marco ci spiegherà perché. E anche dallo stabilire con lo spettatore una relazione di scambio in cui i sensi dello spettatore e quelli dell'attore devono essere allerta insieme. Lo spettatore partecipa attivamente con la propria immaginazione allo spettacolo attraverso le suggestioni, le evocazioni del narratore, che cerca di risvegliarne lo stupore infantile utilizzando il corpo e la voce. E verso lo spettatore c'è anche una responsabilità etica molto forte, cioè l'attore deve costantemente porsi la domanda sul perché ha convocato lo spettatore, quale sia il senso profondo di ciò che sta raccontando. Ecco, eh, ho cercato di condensare brevemente quelle che mi sembrano alcune delle caratteristiche principali del, lavoro, eh, del tuo lavoro, Marco, che poi andremo ad approfondire. Però prima di lasciarti la parola vorrei mostrare un estratto di Colas, che come dicevamo è uno spettacolo che ha aperto la strada a un nuovo modo eh, di raccontare il teatro. Tanti anni fa, in terra di Germania, viveva un uomo a nome Michele Colas. Era allevatore di cavalli e come lui lo erano stati il padre, il nonno, intere generazioni di allevatori di cavalli. Ma a differenza del padre e del nonno, Colas era riuscito ad allargare tutta la sua proprietà fino oltre il fiume. E adesso dietro c'era una casa per ogni servo. E la sua di casa era più alta di un piano, con cinque stanze in più. Aveva sposato una dolce donna di nome Elisetta, che gli aveva dato due bambini. Piccoli ancora, e adesso di fronte casa c'erano ben uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette recinti con almeno 40-50 cavalli in ogni recinto. Il momento più bello della giornata per Colas era il tramonto del sole, quando tutte le cose cominciano a confondersi nel buio. Usciva sulla veranda di casa e aveva di fronte, in un sol colpo d'occhio, tutti i recinti coi suoi cavalli e a quell'ora dai corpi dei cavalli veniva su esalando come un vapore, una nebbia che formava una grande nuvola bianca, un cerchio che prendeva tutti i recinti e la nuvola si fermava poi immobile a mezz'aria come se il cielo non se la volesse risucchiare verso l'alto. Ecco, in quei momenti Colas sentiva che tutto il mondo, tutto era lì, dentro quel cerchio, che non c'era più nulla da aggiungere, nulla da togliere, che, che era giusto, così, giusto. In quei momenti sentiva che anche il suo cuore era diventato un cerchio, un recinto, e che lui, Colas, era al centro del suo cuore, e il suo cuore era al centro del cerchio dei suoi cavalli. È sempre una grande emozione riguardare questo spettacolo. E sono più di 30 anni che questo lavoro va in scena ed è una macchina perfetta. Eh, il tuo corpo e la tua voce creano dei mondi, non si può restare assolutamente indifferenti di fronte a questo racconto. Eh, riesce ad emozionare anche in video, mm, è, è molto potente la narrazione, il modo in cui ci accompagni in terra di Germania. Quindi, Marco, io... Ti chiedo, eh, vorrei cominciare la nostra conversazione chiedendoti come sei arrivato a Colas e a questo impasto di dramma, eh, narrazione ed epicità. Ma un po' l'hai già, già spiegato tu, l'hai raccontato all'inizio, perché Colas nasce grazie al lavoro di molti anni prima fatto con i bambini. Io ho cominciato a raccontare, in realtà ho cominciato a raccontare fiabe, storie molto popolari tratte dalla tradizione, altre inventate da me, via via poi le costruivo nel tempo, però avevo di fronte questi sguardi infantili. Io ho imparato l'arte del racconto e, e, e imparato vuol dire che ho imparato anche a, a come costruire un racconto, che tempi ha, il ritmo, il tipo di drammaturgia che ci deve essere dentro, le pause, perché avevo di fronte questi bambini. Ora i bambini sono un pubblico molto difficile, e molto esigente e sono veramente pieni di aspettative e quando, quando qualcosa non funziona è molto, quando stai in un, con un pubblico infantile e vedi che 20 di loro si sono mossi contemporaneamente sulle loro poltrone o sedie, vuol dire che c'è qualcosa che non va in quello che stai facendo. Quindi è bellissimo come, come forma di rapporto, perché io, lì mi hanno proprio insegnato a costruire i tempi della narrazione, il ritmo della narrazione. Che poi ho applicato, appunto, poi dopo. Colas, tu pensa che Colas, quando io l'ho fatto al Teatro Verdi nel 1989 a Milano per adulti, era già due anni che, che in realtà ecco, è nato molto prima. Era due anni che io giravo con Colas con le scuole superiori e medie inferiori, nei posti più incredibili, perché a volte non era neanche un teatro, erano nelle scuole, nelle aule, nel refettorio, una palestra. Quindi imparavo anche questo, che, che la narrazione si può. Si può fare ovunque se tu sai usare lo spazio che hai intorno per, ehm, e farlo entrare dentro la narrazione. E quindi è un lavoro anche di prossemica la narrazione, cioè di rapporto con i corpi degli ascoltatori. Vabbè, adesso io non voglio mettere qui a fare un'esegesi del teatro di narrazione di Colasso, Colasco è alla, alla 1109esima replica, per cui ti puoi immaginare... Ascoltandomi, io ogni volta che mi ascolto, che mi vedo nei miei, capisco anche in cosa è cambiato, perché è un, è un work in progress. Non, io non l'ho mai scritto, Colas non c'è un testo scritto di Colas, cioè c'è, perché poi la SIAI devi presentare un testo, ma quello che, la, quello che ha la SIAE non corrisponde più a quello che sto facendo in scena. E ancora oggi io lo cambio, lo, lo, piccoli cambiamenti, piccoli motivi. Tu dici che è una macchina, sì, è una macchina, ma non è una macchina perfettissima. Uh, io vorrei sempre mantenere un grado di imperfezione, cioè di, di non sicurezza, di non certezza in quello che faccio. Perché è quello che mi permette ogni volta di rivelare, di ogni volta che lo faccio, scopro delle cose. No, ogni volta no dipende, però quando c'è uno spazio di un certo tipo, quando sento che l'ascolto è di un certo tipo, quando, quando percepisco l'energia degli spettatori che stanno lì con me, che stanno creando insieme a me quello che io racconto, allora accade anche che c'è una modifica in me e nei personaggi che racconto. A volte i tempi si dilatano, a volte si restringono, a volte diventa più veloce, a volte diventa... Io ho poi ho creato anche un lavoro, ho fatto anche un lavoro di. a volte lo, lo propongo, soprattutto agli universitari oppure agli addetti ai lavori, insomma, a chi ne vuole sapere. Io, dopo che ho fatto Colas, magari il giorno dopo, faccio una lezione dimostrativa in cui faccio uno smontaggio drammaturgico di Colas. Lo conosco così bene che ormai posso far vedere come sono stati costruiti i vari pezzi, da dove vengono, dove si originano perché in un racconto orale non c'è solo la, il contenuto del racconto. Eh, il contenuto va bene, deve essere cioè, una storia il più possibilmente forte, efficace, però non è sufficiente la, la storia. Eh, e qui voglio subito dire che per esempio una storia presa dalla, dalla cronaca, dalla politica, dal, dal, da quello che ci succede intorno, dalla memoria del nostro passato prossimo, non è che è più efficace di una storia che invece riguarda un mito o una fiaba. Non è quello il problema. Il contenuto a volte puoi, puoi, essere, puoi prendere, che ne so, qualcosa che tu pensi che abbia valore civile, no? Come il teatro civile che abbia un valore, eh? e poi è molto noioso quello che fai come lo racconti. Cioè, raccontare è una forma d'arte molto complicata. Eh, io più ci vado, eh, più capisco ancora oggi che non l'ho ancora, non la padroneggio totalmente. Ho capito un sacco di cose e, e soprattutto. Sto vedendo che si possono sperimentare tante altre direzioni di lavoro usando l'oralità. Però è, è, questo è il fascino. Ed è il fascino, secondo me, dello spettatore che ascolta una storia narrata in questo modo. In questo modo intendo una storia in cui sente che c'è un corpo narrante, non una testa che ha imparato a memoria il testo. Quello è diverso. Io a volte mi succede di andare a vedere dei raccontatori, adesso ce ne sono tantissimi, ormai è diventata veramente un genere. E mi accorgo spesso che non stanno raccontando, stanno interpretando. Cioè, hanno scritto il testo, l'hanno imparato a memoria e adesso ce lo restituiscono, che è quello che fanno tutti gli attori in scena quando hanno un testo. Da recitare, no? ecco, una narrazione orale non dovrebbe partire da una scrittura, dovrebbe partire da un flusso di narrazione che si modifica via via fino a diventare quel finale no? lo spettacolo che poi si vuole portare, ma che si sviluppa proprio grazie al fatto che non c'è una scrittura prima, e quindi la mentalità, il modo di ragionare dell'oralità non ha a che vedere con la linearità della scrittura, è un'altra modalità. Tu hai citato. Adesso finisco, non parlo solo io. Tu hai citato le, le parole stupore, incantamento. Io credo che abbiano molto a che fare con la musicalità del racconto. Cioè il racconto è una partitura musicale e ogni volta l'esecutore può modificarne il ritmo, il tempo, la durata, i singoli prezzi, i singoli frammenti. L'altro lavoro lo fanno gli spettatori. Lo spettatore è lo spettatore, un teatro di narrazione, e che io infatti all'inizio dicevo faccio teatro di narrazione per mettere le orecchie al posto degli occhi no, in una società onnivora che guarda, guarda, vede, vede consuma, consuma con la vista ho detto fermiamoci un momento e proviamo a vedere che succede se gli occhi li togliamo per un momento non è che li togliamo, io ci sono in scena, mi muovo faccio delle cose, però lo spettatore è lui che crea infatti spesso dicono ho visto un film no? dopo, che fanno, dopo che sono stati. dice è come se avessi visto un film certo ma il film, la regia l'hai fatta tu L'operatore sei tu, sei tu che hai deciso che dove fare le riprese. E questo è meraviglioso, perché ogni spettatore si crea il suo spettacolo. Io sono convinto che se poi gli spettatori a distanza di un anno si incontrassero per raccontarsi cosa hanno visto, direbbero cose diverse. Uno è stato emozionato in una scena, uno in un'altra. Quindi è questa la forza dell'oralità e del teatro di narrazione. Però fammi altre domande così. Sì, Marco, hai praticamente toccato tantissimi, tantissimi aspetti. Ehm, ritorno ehm, soltanto un attimo sulla, sulla questione dell'impegno civile. Eh, tu eh, dici di non rivederti nell'immagine di un attore che lavora da solo, anzi dici sempre che, che da soli non si può lavorare. Infatti, hai, lavori sempre con qualcuno che spesso è, è Maria Maglietta e hai sperimentato molte drammaturgie corali. Hai creato degli spettacoli-evento per molti attori, gocce come Gocce di una Fiumana, Antigone delle Città, per esempio, questo spettacolo di impegno civile sulla strage di Bologna del 2 agosto, eh, I Porti del Mediterraneo che, tra l'altro. Sono stati citati anche nel corso delle nostre conversazioni, ne ha partecipato anche Marco Paoli ehm, a sì. Celestiri uno di, di questi. E forse questa necessità, in un certo senso, ti arriva eh, anche dal, dall'essere, dall'aver vissuto un, una certa epoca, cioè gli anni 70, no? nella quale era molto presente anche l'idea della collettività. E tu eh, questo. Questi anni li, li trasferisci anche, li hai trasferiti spesso nei tuoi spettacoli, come per esempio Corpo di, Sta Corpo di Stato, che addirittura eh, chiami Corpo di Stato e il delitto moro, una generazione divisa. Ma già nello stesso collasso c'è una riflessione sui conflitti di quegli anni, eh, una generazione che in nome di un ideale superiore addirittura ehm, si macchia di delitti. Ecco, quindi rispetto all'impegno civile, ehm, che cos'è per te questo teatro di impegno civile? In cosa ti senti distante, in cosa invece eh, ti, senti, ti senti vicino? No, ma guarda, la parola civile va benissimo, perché mi, mi meraviglio che sia stata attribuita a questo tipo di teatro. Io penso che tutto il teatro è civile. Il momento stesso in cui lo fai, che fai una commedia, o fai, se lo fai con una passione, con un'etica. Cioè, se lo fai perché quelle cose che stai dicendo che facciano ridere o che facciano disperare o che facciano riflettere, okay, sono, sono portate dalla tua responsabilità, che dicevi anche tu, non? la responsabilità etica di aver convocato quelle persone lì e di, e di, e, e di quello che gli vuoi dire, che gli vorresti dire e su, su, sulle quali cose loro potrebbero e vorrebbero riflettere, dovrebbero riflettere. Questo è per me, quindi, è sempre civile. Il fatto che sia stata declinata la narrazione come la c'è perché sono nate un sacco di narrazioni che si occupano della memoria storica. No? Ha cominciato Paolini col Vaglion, poi Celestini con fabbrica insomma non solo loro, tantissimi. No? E eh, questi, eh, voglio dire, va, va benissimo. Il problema è che questa, io l'ho chiamata deriva questa qua, perché via via, come dire... È come se il contenuto ha sopravanzato la forma, cioè il solo fatto che il contenuto fosse un contenuto tra virgolette politico attribuiva valore eh, spettacolare alla cosa che facevi. Ecco, questo per me è, un, è una caduta: nel senso che la narrazione orale non ha bisogno di essere sostenuta da una realtà, non è che siccome racconto una cosa reale allora è più eh, è forte che se racconto una cosa di fantasia, non credo proprio, anzi. Spesso raccontando il mito o, una, o invenzioni che hanno a che fare con la fiction, con quello che chiamiamo fiction, o l'inventarsi una storia, tu puoi creare molte più risonanze all'interno dello spettatore che se gli mettessi a nominare nome e cognome delle persone che hanno vissuto, che hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro. No? Tanto è vero che la narrazione orale di questo tipo ha portato via via a riempire i teatri con i giornalisti, cioè, adesso Travaglio fa teatro, Iacona va in teatro, Stella va in teatro. In realtà non fanno teatro, stanno dentro un teatro a rifare le stesse cose che fanno in televisione. Però è stata la narrazione orale che gli ha permesso questa apertura. Questo va anche bene perché vivi Dio: cioè uno va a teatro e si, e si vede si ascolta qualcosa che forse in televisione sarebbe più distratto ad ascoltare, no? e viene a sapere delle cose utilissime sul nostro presente, sul nostro mondo. Io però dico che la narrazione orale non è questa, cioè questa è un'altra cosa. Allora in quello difendo, io quando ho fatto Corpo di Stato non ho fatto un teatro civile da questo punto di vista, io non ho raccontato cos'è accaduto a Roma, io mi sono messo a raccontare, ho messo in mostra, ho messo dentro me stesso che racconto, è un io narrante, quindi è una cosa che ho fatto solo lì, forse da non ripetere, perché è difficilissima, perché ero molto coinvolto ancora oggi quando lo rifaccio, perché volevo raccontare dal mio punto di vista, dal punto di vista di uno di quegli anni, di uno di quel periodo, cosa è successo a me e nella cerchia dei miei compagni e amici a Roma e nei 55 giorni della prigionia di Moro. Poi è chiaro che raccontando questo uno viene pure a sapere la storia con la S maiuscola, no? perché riverbera dentro la storia però non è quello il compito, il mio compito era, io volevo mettere il dito nella piaga della mia esistenza e di tutta una generazione, è quello il nodo non risolto, è lo stesso di Colas, hai detto bene, è un nodo non risolto, perché il, il problema della giustizia e dell'ingiustizia è un conflitto che ci portiamo dietro da 3.000 anni, cioè, non si è mai risolto, no? Cioè, non si certo. probabilmente. è mai però sì, dimmi pure. Scusami, no, scusami perché in realtà hai parlato di conflitto e quindi mi hai, mi hai acceso un'altra lampadina. Eh, perché mh, tu dici che a te giustamente interessa mettere in scena il conflitto, cioè non raccontare in forma di cronaca. Infatti mi viene in mente una, una ti cito, perché appunto dici nel mio modo di fare teatro la memoria trova spa, la memoria, che anche questa è stata una parola di cui abbiamo molto parlato, trova spazio solamente se è conflittuale. Se mi ripropone un conflitto capace di parlare a me oggi, non mi interessa la memoria come testimonianza. Infatti, penso già allo spettacolo Trincea. Eh, per, per citarne uno, diciamo dei più recenti, del 2015, dove parli di un corpo qualsiasi, di un soldato qualsiasi che vive eh, una situazione di terrore, di paura all'interno di de, una trincea. E continui questo lavoro poi con Una Notte Sbagliata, che andrà appunto in scena tra pochi giorni, dove anche lì c'è un corpo fragile che viene messo in scena, e anche qui però c'è anche un po' della tua biografia. Quindi ti chiedo, puoi parlarci di questa ricerca? Ma hai citato Trincea e Una notte sbagliata, io li ho chiamati come, per tentare di capire cosa stavo facendo, li ho chiamati teatro di post-narrazione. In questo senso, nel senso che mentre io quando mi siedo a fare collas, conosco tutta la storia e lo, lo dichiaro subito agli spettatori, tanti anni fa in terra di Genova, come c'era una volta. No? Quando, quando tu ascolti qualcuno, un bambino che ascolta un adulto e gli dice c'era una volta, si mette in pace, cioè sa già che l'adulto quella storia la sa, la conosce, è un testimone di quella storia, sta ancora lì, è ancora vivo, perché è lì, c'era una volta, è già accaduto tutto. No? Quello che ti sto raccontando, come dire, non ci, non ci distruggerà le nostre esistenze adesso, perché è già accaduto. E questo è il potere della narrazione orale, quando uno racconta delle grandi storie, con no? un inizio, uno sviluppo, una fine. Io in trincea e in una notte sbagliata ho provato a vedere che succede quando non c'è più un narratore che la sa tutta. Come dire, non c'è l'autorevolezza del narratore, il narratore è perso, è perso dentro storie che si accavallano tra di loro, spesso mostrate anche visivamente, più quasi con meno parole ma sono storie che non permettono di dare un'unità al tutto, non permettono di risolvere la storia in, una, in uno sviluppo lineare. Perché? Perché sono storie che hanno a che fare con dei nodi oscuri della nostra vita, della nostra esistenza, la guerra, per esempio, stiamo parlando poi in questi giorni di quello che sta succedendo, che è qualcosa di mostruosamente inspiegabile per gli individui che la vivono cioè quello che succede lì, quello che succede dentro i corpi degli uomini e delle donne e dei bambini che vivono una situazione di guerra è qualcosa che li segna per tutta la vita. Quindi è molto difficile fare un racconto cioè avrei potuto prendere un soldato e farci il racconto dello sviluppo della storia di questo soldato quando arriva in trincea cosa gli succede come finisce. No, io e anche in una notte sbagliata mi sarei potuto mettere a fare il racconto di questo di questa persona bipolare che non sta bene cioè uno disturbato nella vita che esce col cane a farlo pisciare in una notte che è troppo tardi nel quartiere pessimo dove vive e ha un brutto incontro no? avrei potuto raccontarla anche così la cronaca è piena di queste storie ma sarebbe stato un racconto di cronaca appunto io invece lì volevo andare anche lì a mettere il dito nella piaga cioè come si sviluppa la violenza? Come succede che quattro persone spicchiano un altro fino a massacrarlo? Che succede nelle loro teste? Che succede intorno? No? E non c'è risposta. per quello di, è un, è un, è, come dire, I veri conflitti sono irrisolvibili. Anche Colas non è risolto. Anche in Colas non c'è. Il conflitto è mostrato ma uno finisce e dice ma chi aveva ragione? Se io mi fossi messo al posto suo, che avrei fatto? Queste sono le domande che uno spettatore si fa. E io trovo meraviglioso quando succede questo: che io vado alla ricerca di un teatro che inquieta, non un teatro che indigna. Il teatro che indigna lo lascio a chi fa teatro civile. E uno si ha, vede il teatro e ha capito che lui è un buono e quello gli sta raccontando chi sono i cattivi. È troppo facile. E uno si alza contento di, aver, di essere stato lì a mostrare la sua civiltà, di aver ascoltato questa storia molto istruttiva su come vanno male le cose nel mondo. Okay, è anche utile questo. A me piace più pensare che lo spettatore resta angosciato di quello che ha visto, perché è un po' spaventato da quello che sta succedendo in scena e non sa dove mettersi, non sa dove collocarsi, come sta succedendo a noi in questi giorni con la guerra in Ucraina. Pensa a ciascuno di noi quanto siamo confusi. Gli mandiamo le armi, non gliele mandiamo, solo gli aiuti umanitari, andiamo a combattere pure noi. Eh, cioè è, un, è veramente impraticabile l'animo umano quando accadono cose di questo tipo. E quindi il teatro ha una grande funzione da questo punto di vista. A patto che non si metta a fare il professore, il pedagogo, capisci? Quello non va, ecco. Mi viene in mente anche, anche un'altra cosa rispetto a quello che stavi dicendo. E, appunto, tu giustamente qui ti cito di nuovo: vado a completare quello che stavi dicendo. Vorrei che alla fine eh, gli spettatori si alzassero sconcertati, dispersi, ma colmi di altre memorie non dette, desiderosi di aggiungere altri racconti alla collana, di completare non il mio lavoro, ma il loro percorso all'interno della mappa. Quindi, qui. Ci sono molti concetti che vengono fuori, la memoria, l'immaginazione, però anche il concetto di distrazione. Cioè tu parli del diritto dello spettatore a distrarsi. Sì. Ecco, quindi puoi raccontare di questo concetto? Sì, attenzione, se, se è la distrazione della noia, vabbè, certo. allora lasciamo perdere, vuol dire che in scena c'è una catastrofe. Io mi sono annoiato spesso al teatro, eh? spessissimo. Mm. Tante volte succede, ma succede pure al cinema. Solo che al cinema c'è una protezione, stai in una sala buia, tutto sommato quelli sono. non stanno lì, quelle persone, non stanno lì, stanno da un'altra parte, a volte addirittura sono già morti, li vedi lì in scena, no? Quante volte succede? Vai a vedere un film di attori che non ci sono più. Quindi non, non hai la stessa partecipazione emotiva, non stai empatizzando così tanto come con l'attore in teatro. L'attore in teatro ti chiede di far usare i tuoi neuroni specchio, no? ti chiede empatia, e l'empatia è una cosa micidiale, perché ti chiede di essere lì con lui. Se lo spettacolo è molto forte, lo spettatore si stanca allo spettacolo: non per la durata, ma per la quantità di energia che è costretto a mettere in atto nel suo corpo per stare col corpo dell'attore che in quel momento gli, gli sta agendo la, 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 la scena. Distrarsi per me in teatro vuol dire la possibilità di eh, viaggiare eh, con l'immaginazione spostandoti dal centro della narrazione che sta avvenendo. Io sono convinto che anche in Colas, che è comunque uno, uno spettacolo che ti acchiappa dall'inizio alla fine, lo so che c'è una, una forma di, di calamita molto forte sia per il racconto e sia per come lo faccio con il mio corpo. E qui poi vorrei tornare su sul corpo perché secondo me la voce esce da un corpo senza un corpo non c'è narrazione e, no. e, e quindi quello che, su, quello che succede è la possibilità per, per lo spettatore di, di uscire un attimo da quello che sta accadendo perché in quel momento magari anche solo una parola un gesto il ricordo di una, di una, so, di una esperienza che ha già vissuto che gli è già accaduto anche a lui o che ha letto da qualche parte o di un altro film che ha visto. Noi lavoriamo con la memoria in una forma sempre inventiva e creativa. La memoria non è un fatto fotografico. Non siamo capaci di ripetere esattamente quello che abbiamo visto anche solo 20 minuti fa. Per quello la difficoltà meravigliosa di tutti i processi nei film americani, no? che i testimoni, buh, sì, non hanno visto, non hanno visto, ma quanti erano distanti, cioè, perché è veramente, noi siamo convinti. Che abbiamo visto quella cosa lì e quella cosa lì diventa un fatto e ci crediamo. Ma forse non è andata esattamente così. Forse nel, me nel mentre raccontiamo quella cosa lì, stiamo mescolando a quella cosa, un'altra cosa è che ci è accaduta in un altro tempo, in un'altra epoca, in un altro pezzo della nostra vita. Questa è la nostra ricchezza. E allora mi piace pensare che lo spettatore, mentre sta lì, arricchisce il racconto di altre sue esperienze. E le mescola. Poi torna per non perdere quello che sta succedendo, però, sicuramente ha avuto la possibilità di andarsene da altre parti no? perché? perché il teatro gli dà questa possibilità. A parte che poi c'è la distrazione sul corpo, sui gesti, sul... ma anche sull'ambiente. A me può succedere che mentre sto guardando l'attore, guardo il sipario per un momento, no? mi spo... oppure mi sposto a destra a guardare lo spettatore che ho vicino a me che si è agitato ancor più di come mi sono agitato io. Cioè, è molto complesso quello che avviene in una, in una percezione a teatro. E, che, e questo è il motivo per cui è impossibile fare lo streaming. A me lo streaming teatrale mi fa un po'... Mi sono battuto durante tutta questa pandemia contro lo streaming in teatro. Invece, purtroppo, pur di, di fare qualcosa, sia attori che tecnici, che hanno, hanno avuto anche bisogno magari di fare degli streaming, no, lo streaming di uno spettacolo teatrale è un non senso. Cioè, non è un senso, perché qualsiasi camera, ma anche la mia, la mia, il mio Colas, che, che vedete, che fatto magari molto bene dalla la RAI, con tre telecamere, un montaggio meraviglioso, sì, ma si chiama montaggio, cioè c'è sempre qualcuno che sta decidendo cosa devi vedere. Questo è il montaggio. E tutta la nostra comunicazione è così, ogni volta che apriamo il cellulare, questo lo dico spesso quando faccio l'incontro studenti no, delle scuole medie, cioè, eh, non, non, rendiamoci conto che tutto quello che stiamo vedendo non lo stiamo decidendo noi, non siamo noi che stiamo vedendo davvero quella cosa lì, noi stiamo vedendo qualcuno che ha montato quella cosa lì e quindi ha già deciso cosa non farci vedere. E questo è quello che fa il cinema, non fine? Cina riprende eh, o il documentario, non riprende quel, quella, eh, ma mentre riprende quello, tutto il resto del mondo è scomparso. E tu credi che quella sia la storia vera, ma non è detto che sia esattamente così. Quindi, in teatro, questo non accade perché tutto quello che c'è è lì, cioè, eh, che sia un attore, che siano cinque, che siano sei, con scenografia o no, con costumi, no, tutto quello che accade è lì, non c'è possibilità. Di, e, e, e ti stanno facendo vedere quello che loro pensano che sia il loro montaggio, ma tu te ne puoi fare uno tuo tranquillamente perché non è veicolato, non è veicolato da, da una struttura linguistica così precisa come quella della, delle riprese televisive o cinematografiche. E poi in teatro c'è il grande vantaggio che io sto seduto su una sedia, per l'appunto, e questa sedia diventa un cavallo. Io quando mi metto a, a far finta di galoppare, in effetti è ridicolo, no? cioè, uno dice: 'Ma che sta facendo'. <ride> eppure il, il pubblico ci crede perché mi sta aiutando, cioè, il pubblico sta cavalcando con me. Io cavalco ma io non sono mandato a cavallo in vita mia, non sono mai salito su un cavallo e soffro di vertigini e eh, eh, avrei giramenti di testa, eppure cavalco. Eh, cavalco, imitando le cavalcate che ho visto in televisione, al cinema di film di cowboy fa, cavallo, in qualche modo cavalco quella sedia lì è diventata un cavallo quando c'è il principe, quando arriva l'imperatore è un trono il teatro è fatto di simboli non è fatto di verosimiglianza e questa è un'altra grande differenza col cinema, io ho fatto anche abbastanza cinema, con, con registi tutti molto bravi e però capisco che è un'altra cosa lì è, proprio il, lì è il tentativo di costruire la realtà di quello che stanno riprendendo. E spesso per costruirla devi avere i costumi giusti, l'epoca giusta, e se, è prima, se, è, se è prima del 2000 i telefonini non ci sono, se dopo il 2000 ci sono cellulari di un certo tipo... Cioè è tutto un lavoro di verosimiglianza micidiale e che fa sì che il cinema costi tantissimo da questo punto di vista. Il teatro no, non ha bisogno di tutto questo, perché se io dico che quella è una sedia e lo dico in una forma... Ehm, forte, efficace, empaticamente forte, quella sedia è un cavallo o è un trono o è quello che voglio io. E questo è strepitoso il teatro, non hai bisogno veramente di... di io posso far entrare, quando c'è la battaglia in colas, ci sono 300, 400 soldati da una parte, 120 dall'altra, eppure il pubblico crede di aver visto no, un film con una battaglia di, di colpi, di botte, di... No, no, ci sono solo io, e il mio corpo. E questa è la, è la grandezza del teatro. Certo, infatti a proposito di corpo, pensavo alla sedia che si potrebbe fare una conversazione a parte, probabilmente solo sulla sedia, questo che tu la chiami giustamente ostacolo, ma anche punto di partenza, giustamente. E, e qui arrivo al corpo finalmente, no? E, sì. Giustamente eh, tu dicevi che... Quando il teatro di narrazione nasce, in alcuni casi si perde il corpo, cioè si ritorna al Logos, come raccontato prima, no? si racconta qualcosa che si è... Ha imparato a memoria, non sei più insieme a quello che stai facendo. Quindi, per te è stata naturalmente una grande perdita perché tu parti dal corpo anche nelle tue esperienze di formazione. Ne cito una per tutte: quella che hai fatto a Nairobi con, con i ragazzi di strada, dove l'allenamento era tutto sul corpo. Ci sono anche delle immagini, dei video bellissimi su questo. Per esempio, quando parli di Colas, dici che in quello spettacolo anche i piedi raccontano e che quindi senza il corpo quello spettacolo non, 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 sarebbe la, non sarebbe la stessa cosa, infatti in forma scritta nasce poi tantissimo tempo dopo. Ecco, quindi eh, in che modo il corpo e la voce si sostengono un, un l'altro nel tuo lavoro? Beh, innanzitutto si sostengono biologicamente, cioè nel senso che per parlare devi avere un corpo, per dire la voce la voce non nasce da sola, non nasce dalla testa. Nasce dalle corde vocali, dai polmoni, dal fiato, dal respiro, dal diaframma, nasce da tutto il resto. E, e quindi, quando lavoro con gli attori, la prima cosa che faccio io sempre con loro è tentare di fargli sentire che corpo hanno, qual è il loro corpo. Come è fatto? Anche quando lavoravo con insegnanti, con bambini, questa tra l'altro è una cosa fondamentale nella scuola di oggi, no? con il rischio che abbiamo della DAD, del, del, del lavoro a distanza, del, degli schermi al posto degli insegnanti, no? questa è veramente una terribile deriva. Il corpo parla anche quando è fermo, il corpo dice, il corpo comunica. Un bambino che sente una... una un adulto, un insegnante o un padre o una madre che gli sta dicendo qualcosa non sta dicendo solo le parole che escono dalla bocca, glielo sta dicendo con tutto il corpo e sono dei segnali che il bambino impara fin dai primissimi mesi di vita. Perché noi siamo un essere sociale, noi, noi esistiamo perché gli altri ci guardano e ci ascoltano, se no non ci siamo. Abbiamo bisogno degli altri, un continuo feedback. Il per quello lavorare sul corpo è la prima cosa per me che un attore deve, deve riuscire a, a, a compiere, tentando di scardinare tutte le convenzioni, le abitudini, le posture, le, le gabbie che ognuno di noi si è creato nel tempo, perché ognuno di noi per vivere ha bisogno di, di, di crearsi delle difese. La vita è dura, eh, siamo spesso urtati dalla vita in tutti i modi. E quindi ognuno di noi, è compreso, cioè, ci, ci, ci barrichiamo dentro un corpo di un certo tipo, poi tentiamo di, di fare il lifting per farlo diventare qualcos'altro, no? a volte siamo, siamo, sentiamo addirittura che dobbiamo cambiare genere col nostro corpo. Il corpo è un'entità meravigliosa e terribile allo stesso tempo. Pensiamo a eh, un libro che ho scritto, l'ultimo romanzo, La pietra oscura, eh, c'erano cinque ragazzini in terza media ed è il momento della metamorfosi, la terza media è un momento di sconvolgimento del proprio corpo, ognuno di noi se lo ricorda cosa ci è successo in terza media, no? cosa succede al corpo che cambia proprio, cambia violentemente tra l'altro in pochi mesi, quindi il corpo è, è, è la base su cui lavorare, quando lavoro in teatro il corpo è anche quello che mi permette di sentire di più, non capire, di sentire di più il testo che ho in bocca. Il testo va sentito, non va capito. Quindi io non fa, con gli attori l'ultima cosa che faccio è quella di mettermi seduto a un tavolino a fare la lettura del testo prima di iniziare lo spettacolo. Trovo che sia una cosa veramente mostruosa. Ma lo fanno quasi tutti. Perché è facile, tu hai già il testo finito, il testo è già stato scritto, qualcuno l'ha scritto prima di te. Oppure l'hai scritto tu, non lo so, insomma, sta già lì. A, B e C, cioè devi solo fare un lavoro di interpretazione del testo da parte degli attori e tu regista ti devi inventare delle soluzioni sceniche, visive, musicali, sonore, più ne mettiamo meglio, è, insomma, no? per dare vita a quel testo. Va tutto bene, ma se per un momento pensiamo che quel testo non è definitivo, che non è assoluto, che è un work in progress, che ho la possibilità di modificarlo, che ho la possibilità di viverlo in altro modo, compresi Pirandello, Ibsen e tutti i mostri sacri della drammaturgia. Non è quello il testo. Il testo è un textum, è un insieme di cose in teatro. Non c'è solo la scrittura, la parola parlata. C'è il corpo prima di tutto, c'è l'attore, c'è la sua faccia, il suo modo di muoversi, le luci, la musica, i costumi. Ogni cosa che mettiamo dentro è un linguaggio. L'insieme di questi linguaggi fantasticamente è il teatro, è, è questa, però la maggior parte non lo considera, pensa che il problema dell'attore sia interpretare. Quando vado a insegnare, quando mi chiamano a insegnare, un po' di tempo non ci vado più, non ho so più tempo, però diciamo, nelle scuole di teatro, nelle accademie, no? la cosa principale è proprio per far capire agli, 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 a, a quei potenziali attori che il loro lavoro non è solo interpretare, non è interpretare e far vedere quanto sono bravi a interpretare, loro dovrebbero avere una visione artistica di quello che stanno facendo, non una visione attorale soltanto. La visione attorale li restringe dentro una gabbia, che è quella molto comoda, in cui poi appunto aspettano la telefonata del, del regista che gli dice se li ha scelti oppure no. Il teatro di gruppo degli anni 60-70 è un teatro che metteva in gioco le le capacità di ciascuno in una forma molto più ampia che non quella dell'interpretazione soltanto. Io quando lavoro con gli attori, prima di tutto, voglio sapere tutto quello che già sanno fare, che non sanno di saper fare e che sanno già fare. Ed è stupendo vedere come si può realizzare il teatro, è una forma di creazione collettiva. Lo dico io che sto in scena da solo, ma quando sto in scena da solo, come dici tu, in realtà per arrivare lì ho fatto un lungo processo di lavoro. Maria Maglietta che mi guarda, con, con persone che ho incontrato, a cui ho fatto. Lo spettacolo orale non nasce dall'oggi al domani, nasce in un periodo lungo di gestazione. Ma questo l'avranno detto, credo, quasi tutti quelli che ha incontrato finora. Non, non, proprio perché non è, non è uno spettacolo finito una volta per tutto, ho scritto una volta per tutto. Quindi nasce grazie al rapporto con gli spettatori. E via via che incontri spettatori, questi ti modificano delle cose piuttosto che altre. Io anche quando scrivo i romanzi, non scrivo direttamente. Prima racconto, mi metto a raccontare quello che voglio scrivere e grazie al fatto che lo racconto e vedo le reazioni delle persone a cui lo racconto, mi danno delle idee, grandi idee, su come andare avanti, su, su, sul modo di costruire la scrittura, in quel caso è scrittura naturalmente, che poi deve essere pubblicato quindi è un'altra cosa, è un altro mondo no, A proposito di tutta questa complessità incredibile mi viene in mente anche la tua formazione, perché negli anni 70 tu hai conosciuto Formigoni naturalmente di pronta assolutamente brechtiana ma hai anche lavorato con Dominique de Fazio e infatti poi in Colas ma in generale nel tuo lavoro si mescola tantissimo questa questi momenti di medesimazione, ma in medesimazione che non durano troppo perché, per non entrare troppo nel, nel personaggio, perché anche forse non c'è il tempo, perché sono tanti i personaggi di cui, di cui racconti. Quindi mi interessava anche molto capire in che modo questo, questo impasto, come dicevamo prima, tra dramma, narrazione ed epicità si, si sono mescolati insieme nel tempo, o se a un certo punto uno ha, sulla, ha predominato sull'altro. Sì, eh, è difficile rispondere qua perché il, ehm, la narrazione orale, il racconto, nel racconto tu hai appunto l'autorevolezza del narrante che entra e esce da tutti i personaggi di cui parla il racconto, quindi il, il problema del tempo è reale, io non posso interpretare troppo in un racconto orale, io devo suggerire, suggestionare, creare delle... delle Insomma, degli input che, che permettano allo spettatore di cogliere quel personaggio, ma non ho la possibilità di, di, di stare dentro la pelle di quel personaggio. Ecco, in una notte sbagliata, i primi dieci minuti, io sono Tano, sono il protagonista di quella notte e faccio lui. Quindi mi, mi prendo questa rivincita rispetto al narratore e, e per dieci minuti sono, sono un personaggio, cioè quindi lavoro, per così dire, in una forma alla Strasberg o alla Stanislavski cioè divento lui cammino in un certo modo ha la pancia prominente parla male è un, un uomo con problemi psichici no? quindi per dieci minuti fa... poi dopo esco da lì non si vede più Tano poi dopo a parlare sono gli altri che incontrano Tano quindi Tano viene visto e parlato da tutti gli altri Vabbè, questo è lo spettacolo no? Per dire però che c'è sempre questa dicotomia tra, tra appunto essere in scena da soli e dover, e dover tenere una folla di personaggi dentro il racconto oppure avere il permesso e il diritto, a tratti anche meraviglioso, di stare dentro la pelle di un personaggio. Quando uno fa Amleto, fa Amleto dall'inizio alla fine di tutto lo spettacolo. No? Quindi è una, è una discesa in profondità dentro un personaggio. Questo succede quando... Dall'inizio alla fine di uno spettacolo tu hai la possibilità di, di avere eh, di essere personaggio, cioè di averlo, di sentirlo, di possederlo e quindi di, di crearlo. Nella, nella narrazione orale questo non avviene, però si possono appunto ottenere meravigliosi mescolamenti, no? come ho fatto in Una Notte Sbagliata: cioè tu puoi entrare e uscire, sei personaggio per, perfettamente eh, integro dentro, dentro quella pelle, dentro quella, e improvvisamente ti stacchi e parli in terza persona del personaggio. Oppure ti stacchi e parli allo spettatore come se non sei più quel personaggio, e poi ci puoi rientrare. Quante cose si possono sperimentare ancora col teatro di narrazione? Già Brecht aveva sperimentato tanto: eh? tutta, tutta l'idea dello straniamento di Brecht aveva a che fare con questo. A un certo punto, l'attore che faceva Maggie Messer smetteva di essere Maggie Messer, e si metteva a cantare, oppure si metteva a dire delle, delle cose politiche sul suo personaggio. cioè eh, è tutta una, una, una scia di possibilità che dà l'oralità, perché presuppone che non c'è la quarta parete. No? Non sto spiando dentro eh, una stanza borghese, non sto guardando che succede a quattro personaggi che stanno dentro un, un salotto. No. E quindi... Posso spaziare, uscire, entrare. Posso decidere che a un certo punto non sto più lì e dico che sto in un bosco e il bosco non c'è, ma c'è lo stesso, quello che succede in Shakespeare. È meraviglioso. È vero che qui ritorna un po' il, quello che dicevi sullo spettatore, che alla fine è lui a completare, no? Mi viene in mente quando parli di Frollo, questa fiaba bellissima che eh, io non dimenticherò mai quando <ride> viene, viene realizzato questo pupazzo di pane meraviglioso. E, non so, veramente lì si attivano davvero tutti, stilo, il fatto, la vista. Eh, Insomma, quindi proprio sentire attraverso, attraverso i sensi, tutti i sensi, e quindi appunto è lo spettatore che va a completare. Perché tu dici bisogna far vedere ma solo un poco. Quindi in frollo io divento aquila, ma solo un poco. Perché le mie, le mie labbra si atteggiano un po' a becco, però sono sempre io. Perché poi appunto bisogna attivare questa immagine del devi sdoppiare, non... pregare. Devi esatto sì. e allora esatto. mi chiedevi come si che cos'è no la domanda sì, è sì, come... sì. Eh, ti, ti, ti chiedevo questo per poi riallacciarmi anche a quello che eh, racconti in tracce no? del pensiero affabulante mm. adesso ho fatto un altro spettacolo sulla scia di tracce che si chiama opposti flussi che è uguale mm. cioè, il meccanismo è lo stesso cioè è sempre l'idea di riuscire a, part a partire dalle storie storie anche brevi anzi possibilmente non lunghe, però molto intense, e poi fare delle digressioni. Mm. Eh, Questa è una forma di spettacolo orale che a me affascina tantissimo e che ha avuto molto successo, ma mh, successo proprio di, di, di risposte da parte degli spettatori, perché qui ancora di più scatta quel meccanismo che loro aggiungono delle cose loro. Proprio perché non c'è una struttura devi stare lì a sentire il seguito. La storia è finita. Ti ho raccontato di quello che è successo in quel dato bosco, a quella tal persona. Adesso ci ragioniamo sopra, no? Cos'è successo davvero? Ma chi è il lupo per Cappuccetto Rosso? Cioè, eh, perché non se la mangia subito? Perché non se la divora subito e gli propone di fare un gioco a chi arriva prima? E allora scopriamo che il lupo sta lì non per mangiarsi, ma perché è un seduttore. Deve sviare Cappuccetto Rosso, ma in realtà deve sviare noi che, che ascoltiamo la storia. Il lupo sta lì per permettere alla storia di prendere la strada sbagliata. Che se non c'è la strada sbagliata, il conflitto non c'è, e quindi che la racconti a fare una storia dove tutto fila liscio? Noi raccontiamo le storie dove sentiamo che c'è un pericolo, un'inquietudine, un errore, perché sappiamo che la vita è fatta di questo. E queste, noi sappiamo che la vita è un grande bosco intricatissimo, dove è facilissimo perdersi, facilissimo, e dove è facilissimo incontrare pessimi individui, ma anche dove è facilissimo avere la forza di, di vincerli. Quindi le storie servono a questo, a farci ricordare che, che, che vivere è una cosa molto complicata, ma che, ma che si può, ce la si può fare dentro. Questo è, e quindi... È la possibilità, però, per fare questo devi ogni volta creare quella situazione di rapporto tra personaggio e ambiente fisico e paesaggio assolutamente toccabile dai sensi. Cioè, il mio corpo deve mettere in moto i sensi degli spettatori, non il logos degli spettatori, il loro sentire, la loro capacità di immaginare, di avere memoria, di fare associazioni. Di... Questo, quindi, è un compito. Meraviglioso. Ecco. Ecco Marco, io volevo chiederti, farti una domanda eh, sulla contemporaneità. Eh, penso sia una domanda abbastanza difficile perché siamo ancora molto mischiati dentro questo periodo particolare e difficile. Però ehm, secondo te, in una società che è cambiata così velocemente anche dopo gli ultimi avvenimenti, in cui sono cambiate anche molto le relazioni, eh, e quindi la narrazione che ha bisogno di, uno, di un pubblico, ha bisogno dell'altro, diventa quasi come dire, difficile da comprendere adesso che tutto è, è, è relegato alla sfera della, della tecnologia, diciamo. Secondo te, cosa, cosa ha senso raccontare oggi? Ma secondo me tutto. Cioè non è che siccome un oggi così intricato e complicato tra pandemie e guerre allucinanti improvvisamente arrivano nuovi racconti da fare. Io penso che oggi raccontare Antigone abbia la stessa forza che raccontare un fatto di cronaca che ci tocca. Oppure prendi un fatto di cronaca, certo, però lo devi trasformare in una fabula per raccontarlo cioè se lo racconti tu cur e eh, lasciamolo ai giornalisti, sono più bravi, hanno un linguaggio che è perfetto per fare quello. L'artista non ha quel linguaggio lì, l'artista deve riuscire a toccare quel linguaggio e quindi quel racconto e quel, quel contenuto in una forma conflittuale, aperta, non scontata e quindi è sempre molto difficile riuscirci, no? Mm. Io ho sempre pensato alla tragedia di Ustica, per esempio, no? che poi Paolini l'ha fatta anche, no? l'ha messa in scena. Ma vabbè, non parliamo di Ustica. Facciamo un altro esempio, l'Ilva il, di Taranto. Cioè, la cosa interessante, secondo me, se uno deve fare un racconto, non è mettersi a dire tutto quello che è successo e non è successo, l'inquinamento, è raccontare la storia di un operaio, di uno, uno, la sua storia, che sa che sta morendo lavorando lì, sa che ogni giorno, grazie al suo lavoro, sta avvelenando il quartiere, i bambini, le donne che stanno lì e continua a lavorare. Questo è un conflitto. È un conflitto enorme. Perché non credo che va a lavorare tranquillamente giocando e divertendosi, va a lavorare con tutto il peso di questo sapere che adesso ha. No? E che cosa succede nella sua testa? Cosa succede nei rapporti tra lui e il mondo e la sua famiglia? Questo è, questo è raccontare un conflitto. Molto difficile. Però se vuoi mettere il dito nella piaga e, e noi dobbiamo andare a, a toccare i nervi scoperti, non dobbiamo andare a risolvere quello che già tutti sanno. No? È troppo facile. Il, il radarista che ha visto l'aereo di Ustica precipitare quindi che sa esattamente cosa è successo e che non ha mai parlato, perché ha paura quello è un conflitto conflitto enorme quello è un racconto e poi l'aereo che cade o la, o la fabbrica che inquina ce l'hai comunque di sfondo ma è come diceva Italo Calvino per raccontare la grande storia serve una piccola storia perché se ti metti a raccontare la grande storia sei noioso oppure sei un bravo giornalista che per carità vivi Dio io mi ascolto benissimo i grandi giornalisti che riescono a farmi capire di più quello che sta succedendo. Però noi non siamo così. Noi dobbiamo riuscire a trovare una piccola entità che ci permetta di raccontare la grande entità. Ora, oggi, faccio un esempio. Tu mi dici su cosa? Oggi, al di là delle guerre della pandemia, noi sappiamo che abbiamo un mondo che sta finendo. È la prima volta nella storia dell'umanità che l'essere umano è consapevole che sta creando il suo disastro. Non è mai successo questo. Cosa genera in noi questo sapere? Questo, questo è, un, è un possibilissimo scenario di racconti per l'immediato futuro. Che, sapere che le piante sono molto superiori a noi, che gli esseri vegetali sono infinitamente più importanti di noi. Quindi vuol dire togliere dal piedistallo l'essere umano. Ma noi per tremila anni abbiamo raccontato che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio che dobbiamo dominare gli uccelli del, dell'aria e gli animali della terra per 3000 anni siamo convinti di essere speciali e che grazie a questa specialità possiamo fare di tutto rispetto alla natura oggi ci sta, ci sta dicendo la natura il mondo sta dicendo che non è così che abbiamo sbagliato quasi tutto sulla nostra strada da questo punto di vista che racconti fare allora su questo questo è un bellissimo tema conflittuale per l'immediato prossimo futuro che è solo di 30 anni perché poi 30-35 e poi ci salutiamo tutti insieme se non arrivano questi criminali con le bombe nucleari prima, adesso la paura è altissima, insomma, la tensione è veramente pazzesca. Bene. Grazie Marco per, ah, per, per le tue parole. parole grazie, a Delelli, grazie a questa iniziativa che io trovo molto bella, questa idea di Fare un po' il punto su cosa è stato questa scia lunga del teatro di narrazione. Io vorrei, eh, vorrei salutarti con un bellissimo video che è tratto proprio da tracce, in cui attraverso la potenza del mito ci racconti il segreto dell'incantamento. Ma quando ero tanto lontano quanto si fa sentire uno che grida, non sfuggì alle sirene. Che una celere nave passava vicino e intonavano un canto melodioso. Vieni qui, Odisseo, grande vanto degli Achei. Ferma la nave se vuoi ascoltare il nostro canto. Nessuno è mai passato di qui con la nave senza prima ascoltare dalle nostre bocche la voce, dal dolce suono. Ma poi se ne va con viva gioia e conosce più cose. Noi sappiamo tutto quel che accadde sull'ampia pianura di Troia tra argivi e troiani per volontà degli dèi, ma sappiamo anche ciò che accade sulla terra che nutre tanta gente. Io voglio solo dire due cose proprio per, per concludere questo bel incontro che abbiamo avuto con te. Eh, ma guarda ieri ero appunto con, tra l'altro con, con Marco Paolini a vedere il suo spettacolo prima abbiamo incontrato il pubblico e, e anche lì abbiamo parlato di Quarta Parete no? che è un concetto se vuoi vecchissimo che diciamo ha fatto un po' la, tutta la nostra storia noi, siamo, noi, noi diciamo che, che abbiamo vissuto tutta la, la storia del teatro ragazzi del teatro contemporaneo insomma eh, abbiamo lavorato per l'abbattimento di questa quarta parete, in parte ci siamo riusciti, in parte no. <ride> Però, ecco, io credo che quello che, che, che io ho sentito molto forte, il motivo per cui ho voluto fare anche questi incontri, è che eh, attraverso tutti voi, attraverso tutti voi, che in modi diversi avete interpretato, questo lavoro sulla narrazione, qualcuno se ne distacca anche, non si riconosce come narratore, non vuole identificarsi unicamente come narratore, però eh, quello che è successo secondo me è che tutti avete lavorato in maniera diversa per costruire un legame con lo spettatore che invece nel teatro classico di repertorio eh, non c'è. Si perde perché lì c'è una visione diciamo, un po' eh, unidimensionale no? del, del messaggio. E, e invece nel teatro tuo di Marco, di, 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 di Ascanio, eh, c'è questa dimensione della relazione con lo spettatore. Io ho trovato estremamente importante, devo dire, in questa fase di ripresa del lavoro perché era proprio quello di cui c'era bisogno in questo momento c'è bisogno e sento che c'è ancora molto bisogno da parte degli spettatori di eh, proprio acchiappare fisicamente di, di, di rimettersi eh, in gioco con un teatro che, che gli fa vivere che gli fa entrare dentro una storia che gli fa, eh, che gli fa viaggiare in un altro mondo ma non per distrarli non per eh, Uh, come dire, fargli dimenticare quello che succede attorno a noi, ma probabilmente per metabolizzare meglio tutto quello che succede attorno a noi. E quindi ecco, trovo che il teatro di narrazione sia tornato di grande attualità. Ecco per questo che ho voluto che, che, che fare questo ciclo di incontri, perché sento che c'è bisogno di questo rapporto forte con lo spettatore e che lo spettatore dal teatro si aspetta soprattutto questo, sì. ricevere nutrimento. E eh, quindi ecco, mi fa molto piacere di essere riuscito in qualche modo attraverso questo collage a, a ricostruire con, con, la grande, con il grande aiuto di Nella, devo dire che è stata brevissima in questo, a, a ricostruire tutta questa storia e aprire questi squarci eh, di teatro che ci ecco, Che ci serve che di cui abbiamo bisogno adesso. Il teatro serve se, se serve ancora qualcosa, serve solo se, se, se fa questo se rende questo servizio in questo momento. allo spettatore sono d'accordo. Il mio pensiero, no, no, di, 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 di la tua Marco. No, sono d'accordo. <ride> quello che hai detto. La che... Creare comunità in un momento come questo è il compito più alto che un artista può tentare di fare. Perché c'è una dispersione, una paura, un individualismo, un non sapere dove stare, come fare, un timore. E questo, non a caso, sto vedendo in giro i teatri: c'è tanta gente che viene a teatro, molta, mm. ma non me lo aspettavo io. È un compito politico, come hai detto tu, fare eh, comunità sì. è, è, è sì. ritornare a fare politica col teatro, sì, esatto. che ce l'avamo sì, siamo... un po' dimenticati e quindi sì. questo è veramente qualcosa di anche entusiasmante nuovamente sì. che l'abbiamo fatto e che lo dobbiamo ancora fare. Continuiamo così. Continuiamo così. Va bene, un abbraccio. Grazie. Un abbraccio a voi, grazie. Eh. Grazie. grazie.